fa? Si mangia? O non si mangia? E te? Anche te hai fame però, guarda qui. Sei con l'11% e basta. Quindi che facciamo? Vediamo un po', mangio io e mangi te? Qui c'è da mangiare per te e di là c'è mangiare per me. Vediamo mentre io mangio quanto mangi te? Proviamo? O proviamo? Ma guarda come ti tratto anche. Guarda che bella colonnina c'è qua. Puoi non dire che non ti faccio mangiare bene, eh? Una scena quasi... Guarda, ti metto anche il CCS Combo 2, quello grosso. Guarda, ti do la pappa, eh? Vai! E adesso vado a mangiare anch'io. Io ti tratto con una bella colonnina e a me mi tocca andare al fast food, eh? Certo, un toscano che va a un fast food. Ok, un Mac menu big. Ok, medio, medio. Il panino si può personalizzare, giusto? Senza cetrioli e senza cipolla. Ok, da bere? Coca zero, senza ghiaccio. Cipolla e noce trio. Perfetto. Ok. E patatine normali. Okay. Madonna che fatica. Come si può fare per mangiare questo palazzo, eh? Andiamo un po', eh. Ok. Buon appetito. Allenamento per aprire tanto bocca così, eh. Bisogna avere tanto allenamento perché. Guarda. Questo è Brunello, eh. Il montaccino. Rosso e rosso. A quanta percentuale sarà già arrivata? Mentre io mi sono mangiato mezzo big. Poi si va a vedere, eh. Mi fa quasi schifo da solo. Prendete in giro noi, perché è difficile far partire una ricarica, ma anche scegliere un panino al fast food non è così semplice, eh? E io sono solo, immaginate se ero con la famiglia, come minimo per ordinare perdevo 10 minuti. Non so nemmeno a che ore sono e quanto tempo è quel dato della ricarica, perché non c'è il telefono. Dopo me è finito, sembra una tortura quasi. Quasi alla fine, eh? Mi sembra queste sfide... di chi mangia più hamburger consecutivi. E vuol dire che la ricarica in autostrada non è scomodissimo, eh? Patatine classiche. Questo non ce la può finire, sicuro. Io sarò circa 50-60% a questo punto. Un palazzo in quel modo, un panino in quel modo. E la macchina quanto sarà intanto? Finisco le patate e poi si va a vedere. Ma un toscano come me. Ho avuto anche fortuna, eh. Non c'era tanta gente. C'era soltanto una persona avanti. Quindi... può essere che faccia prima io dell'auto. Non ho preso nemmeno il caffè e non ho preso neanche il dolcino, perché io il dolcino mi prendo sempre. Guarda qua come ti ho fatto mangiare stasera, anche al tramonto, eh? Ok, e partiamo. È
mangiato bene, hai mangiato. E io di corsa non ho mai fatto nemmeno andare al bagno, ora ci ripenso. Te con quello chef grosso lì bianco e io là dentro con un vasoino, prossima volta io ristorante stellato e te allo chef bussolo, che un pochino più grande, ma insomma almeno mangio, perché così. Dedicata a tutti quelli che vogliono fare Milano Brindisi senza mangiare e soprattutto a tutti quelli che hanno una vescica di ferro e a tutti quelli che in 5 minuti fanno il pieno, voglio ricordare che mentre stanno mangiando non lo possono fare. Vi ricordo le note della sfida: niente dolcino, niente caffè, niente sigaretta, niente pipì, senza figli e soprattutto senza moglie. Se mi sono dimenticato di qualcosa, se ti va, lascia un commento. Se volete mangiare in pace, datemi retta, non comprate l'auto elettrica. Poi, mi ha fatto fare una brutta figura con quelli del canale, a mangiare così tanto veloce. E dici te ora di iscriversi al canale e di selezionare la campanellina per le notifiche. E dici te, Poi, ci sono anche quelli del gruppo di Telegram, Quelli del gruppo Telegram, sì, quelli. E quelli, devi stare attento, Quelli sono tremendi.